ispezione nel CPR di Palazzo San Gervasio, gravi le criticità riscontrate dai delegati dei partiti di minoranza e dai sindacati. I parenti del 19enne deceduto lo scorso lunedì chiedono verità sulla morte di Ussama. Vendemmia nata tra luci e ombre, prevista un'altissima qualità ma con una resa più bassa rispetto allo scorso anno. A Tursi l'ottava edizione del premio Rabatana, dedicato a personalità di spicco, premiati esponenti del panorama culturale, artistico, politico e letterario, impegnati per la promozione del borgo arabo-saraceno. Sold out nei club di tutta Italia, Cosmo arriva sulla costa ionica lucana, il live, unica tappa in Basilicata, il 13 agosto al Kido Festival di Betaponto. Coppa Italia di Serie C, il Potenza batte il Cerignola e passa al secondo turno, decisivo il gol di Caturano. Questa sera tocca al Picerno che al Curcio sfida il Sorrento. Buona domenica e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sulla nuova TV. In apertura l'abbiamo visto dai nostri titoli, torniamo al sopralluogo di ieri nel centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio, effettuato dai delegati delle forze politiche di minoranza e dei sindacati in rappresentanza delle organizzazioni del tavolo asilo e immigrazione. Dalla ispezione sarebbe emersa una situazione di degrado e disumanità per la quale è stata chiesta l'immediata chiusura del CPR. Intanto i parenti di Ussama, giunti in Basilicata ieri, chiedono la verità sulla morte del 19enne. Il punto nel servizio di Vittorio Laviano. Una situazione di grave degrado e una gestione problematica del centro, a partire dalla presenza di gravi vulnerabilità di minorenni e persone che, all'improvviso, vengono rinchiuse in cella dopo aver lavorato in Italia per anni. Sono le considerazioni fatte dai delegati delle forze politiche di minoranza e dai rappresentanti di ARCI e CGIL che ieri hanno effettuato un'ispezione nel centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio, dove pochi giorni fa ha perso la vita in circostanze poco chiare Ussama Belman, un 19enne algerino. Mentre le indagini proseguono, non escludendo alcune ipotesi, compreso l'omicidio, si attende l'esito dell'autopsia, che potrebbe far luce sulle circostanze del decesso. Una morte che ha spinto i consiglieri regionali di PD, Movimento 5 Stelle, AVS e PSI, guidati dai parlamentari Rachele Scarpa, Franco Mari e Arnaldo Lomuti, ad effettuare un sopralluogo per verificare le condizioni in cui vivono circa 100 persone. I visitatori non hanno avuto la possibilità di verificare tutte le criticità segnalate. È stata impedita all'onorevole Scarpa l'acquisizione di alcuni documenti, limitando le sue prerogative istituzionali. Il CPR di Palazzo, già considerato dal procuratore Curcio non conforme agli standard di sicurezza, è stato oggetto di numerose indagini. Sono attualmente operativi 8 CPR in tutta Italia, con 550 persone detenute fino a 18 mesi. La loro chiusura, ribadiscono sindacati e opposizioni, si rende indifferibile. Intanto ieri sono arrivate da Como la zia e la cugina di Ussama, chiedendo chiarezza sulla morte del loro congiunto, un ragazzo come tanti che sognava solo di fare il calciatore. Cambiamo argomento, ancora problemi per gli agricoltori già alle prese con la siccità. La regione ha revocato l'autorizzazione ai prelievi nel fiume Basento, dove è stata riscontrata una contaminazione microbiologica. Il corso d'acqua era finito sotto la lente dei tecnici dell'ARPAB dopo la segnalazione della presenza di chiazze scure in località destra Basento, Pompe Valtellina. Lunedì scorso i tecnici e i dirigenti dell'ARPAB, accompagnati dal direttore generale Donato Ramunno, si sono recati sul posto per campionare il fiume. Esiti alla mano, il sindaco Domenico Albano si è attivato per adottare i provvedimenti del caso a tutela della salute pubblica. E restiamo ai disagi dell'agricoltura, parlando di vendemmia nata tra luci e ombre, prevista un'altissima qualità ma con una resa più bassa rispetto allo scorso anno. Facciamo il punto con Michelangelo Usso. Dopo un anno di ansie legate ai problemi di peronospora, quest'anno i produttori devono fare i conti con la grave siccità. Eppure i volumi sono triplicati, ma non sono ritenuti ancora all'altezza del 2022. Per la CIA, l'annata in corso si presenta difficile per la vendemmia praticata nel Vulture. La poca pioggia porterà un prodotto di altissima qualità, ma le rese saranno più basse di circa un 30%. Il raccolto, fanno notare dalla CIA,
competente per il vasto territorio dell'area nord lucana, è anticipato di almeno 2 settimane. Nell'ultima vendemmia si sono pagati cari disattenzioni e interventi inadeguati. La produzione regionale si è ridotta tra il 20 e il 30%, con punte del 70% tra i vignaioli dell'Aglianico del Vulture. La produzione complessiva dell'annata vinicola appena conclusa si attesta intorno a 70.000 ettolitri rispetto ai 97.000 ettolitri del 2022. Lo scorso anno, in questo stesso periodo, non solo nel Vulture ma in tutto il centro-sud, si parlava di emergenza peronospora colpendo migliaia di ettari di vigneto e favorendo le condizioni, assieme alla siccità estiva, per una tra le più scarse annate di sempre dal punto di vista quantitativo. La vendemmia 2024 è probabilmente quella con le maggiori incognite degli ultimi anni, secondo la Coldiretti, e non solo per il forte anticipo dell'avvio che spalmerà le operazioni di raccolta nell'arco di 4 mesi. Il meteo pesa anche sui costi di produzione, dall'acqua alle strategie di protezione delle uve, dagli eventi avversi e dalle malattie, con un aggravio notevole a carico dei produttori. Ci occupiamo adesso di collegamenti. Sarà attiva a partire da domattina la navetta bus che collegherà Potenza all'aeroporto Costa d'Amalfi di Ponte Cagnano. I pullman partiranno dal terminal bus di Viale del Basento alle 5.50, alle 6.30, alle 13.50 e alle 18. Da Ponte Cagnano invece i bus diretti nel capoluogo di regione partiranno alle 15 e alle 19.30. Sia all'andata che al ritorno sono previste fermate intermedia agli svincoli di Picerno, Sicignano e Battipaglia. E adesso c'è la cronaca: bussa alla porta del vicino e fa partire un colpo di pistola. Protagonista un 28enne di Rio Nero arrestato dai carabinieri con le accuse di porto abusivo di arma da fuoco, ricettazione e minaccia grave. I fatti risalgono alla serata di mercoledì scorso, quando a seguito di una richiesta di intervento i militari hanno raggiunto l'abitazione dove era stato segnalato lo sparo. Le tempestive ricerche hanno permesso di bloccare l'autore del gesto e di recuperare anche l'arma utilizzata, che il 28enne nel frattempo aveva tentato di nascondere, una 7,65 completa di caricatore contenente altri proiettili dello stesso calibro, è stata messa sotto sequestro. Cambiamo argomento con la pagina degli eventi estivi. A Tursi venerdì sera l'ottava edizione del premio Rabatana, dedicato a personalità di spicco del panorama culturale, artistico, politico e letterario che si sono impegnate per la promozione del borgo arabo-saraceno. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Il vice ministro al lavoro Maria Teresa Bellucci, medici professionisti e la disegnatrice egiziana di gioielli famosa in tutto il mondo, Azza Fahmy, sono alcuni dei premiati nell'ambito dell'ottava edizione del premio Rabatana che si è svolta a Tursi. L'evento è dedicato a personalità di spicco del panorama culturale, artistico, politico e letterario nazionale e internazionale che si sono impegnate per la promozione del borgo arabo saraceno della provincia di Matera. Ad ispirare le opere della designer Fahmy non è solo l'antica cultura egizia. Non è ispirata soltanto dalla cultura egiziana, ma è ispirata da tutte le culture in tutto il mondo, perché ha viaggiato ovunque. La famosa designer ama tornare in Basilicata, nella quale intravede similitudini con la sua terra d'origine. Si sente onorata di essere qua, di essere, diciamo, chiesta di ricevere questo premio. È rimasta sorpresa quando è arrivata la notizia. Piace stare tantissimo in Basilicata perché per lei assomiglia le sue radici in Egitto. Istituito nel 2016, il premio Rabatana aveva fatto da preludio alla proposta di candidatura avanzata nel 2017 dalla regione Basilicata delle Rabatane di Tursi, Tricarico e Pietrapertosa a siti di interesse UNESCO. Ad impreziosire l'edizione 2024 la presenza di una delegazione proveniente dal Bahrain, tornata per la seconda volta in Basilicata e capeggiata da Hashim Hussein, direttore dell'organizzazione che raggruppa donne e uomini di spessore impegnati nel mondo imprenditoriale, politico ed artistico dell'intero Medio Oriente.
Restiamo agli eventi con la musica, sold out nei club di tutta Italia, Cosmo arriva sulla costa, Ionica Lucana in live unica tappa in Basilicata il prossimo 13 agosto al Kido Festival di Metapondo. I dettagli da Lucia Pietrafesa. Come dici che c'è? Vuoi già andare? Ma che? Ti senti stanco? Uno show travolgente che promette di lasciare il segno nella fitta agenda di eventi dell'estate lucana. Dopo un tour invernale sold out nei club di tutta Italia, Cosmo arriva a Metaponto, ospite del Kido Summer Days, l'adrenalinico live martedì 13 agosto nella suggestiva cornice del castello Torremare. Il cantautore di Ivrea insieme alla sua band farà ballare il pubblico senza sosta sulle ali del cavallo bianco, ultimo disco uscito a marzo, ma ci sarà anche spazio per i classici del suo repertorio riadattati per l'occasione. Perché più che un concerto, quello di Cosmo sarà un fluire di energie dove i brani proposti, in particolare quelli di dischi precedenti, vengono riarrangiati da cima a fondo. Cambiano le basi, a volte anche gli strumenti, la velocità, le tonalità, le aperture e le code. Sono pezzi totalmente diversi, solo le parole e la linea melodica sopravvivono. Un concerto di Cosmo non è mai uguale a quello del tour precedente. E la sua onda indomabile sta per arrivare ora in riva allo Ionio per cantare, ballare, ridere, perché no, commuoversi tutti insieme, come in un rito liberatorio e collettivo. Quel che voglio, non ci penso troppo su, me ne sbatto dall'orgoglio senza freni. Il live nell'ambito del Kido Music Summer Days, alla sua prima edizione, organizzato da Kido Music in collaborazione con Lucania Sound Digital, Intersezioni, Ticketmaster e DNA Concerti, grazie al patrocinio del Comune di Bernalda, della provincia di Matera e della Fondazione Matera 2019. Adesso andiamo a Rapone, dove è in corso il Fiaba Festival 2024 tra i più attesi in Italia. Emozioni non solo per i bambini che hanno abbracciato, ascoltato e dialogato con i protagonisti di noti racconti e dei film di animazione. I dettagli nel prossimo servizio. Serate da favola. E a vivere le emozioni più grandi non sono stati solo i bambini che hanno abbracciato, ascoltato e dialogato con i protagonisti delle storie fantastiche con le quali però sono cresciuti anche i più grandi. Tutti al Rapone Fiaba Festival 2024, tra i più attesi del Sud Italia. Siamo da Belle Gaston, ovviamente io sono Gaston, lei è Belle. Lei è più bella però. Lei è più bella, sì, sì. Abbiamo anche la... Inerente al personaggio. Sei nettamente più bella anche nella realtà, bella. Speriamo, speriamo, grazie. E allora che spettacolo ci farete vedere? Quello che farete vedere a tanti bambini e a tante persone che sono arrivate qui? Beh, sarà un corteggiamento che però riuscirà male purtroppo per il povero Gaston. Magari dovevi... Si crede l'uomo migliore, ma in realtà così non è. L'evento clou dell'estate lucana è tra le espressioni più note dell'ampio progetto denominato Rapone, Paese delle Fiabe, nato nel 2010 che nel tempo ha ampliato i suoi confini fino a traguardare rapporti internazionali. Ci siamo ripagati da tanta fatica, io e la mia amministrazione ci teniamo tanto, ci lavoriamo tanto, non da oggi, da un anno. E anche se quest'anno poi abbiamo avuto la battuta d'arresto necessaria per la tornata amministrativa che fortunatamente ha dato continuità all'amministrazione precedente, quindi in poco tempo siamo riusciti, proprio perché ci teniamo, a dare una nuova edizione del Fiaba Festival che, devo dire, da come ci è stato riconosciuto, è ancora più bella. Numerosissimi visitatori dalla Campania, dalla Puglia e dal Lazio. Una 3 giorni rivolta in particolare alle famiglie e a chiunque voglia immergersi nel mondo incantato della fantasia. Numerosi sono ormai ogni anno i figuranti provenienti dalle comunità vicine che partecipano attivamente al festival interpretando i protagonisti delle fiabe, testimoniando come l'evento sia ogni anno più attrattivo. Il vostro spettacolo quanto dura? 25-30 minuti. In uno spazio bellissimo, perché c'è anche una piccola tribuna dove la gente potrà sedersi e seguirvi, insomma una cornice magnifica, ci sono tutti gli ingredienti perché la gente qui possa divertirsi.
Certo, e noi cercheremo naturalmente di dare il massimo. Il festival offre un percorso animato interattivo, ma che ogni anno si arricchisce di spettacoli e attività in rassegna in fondo al mar, il gatto con gli stivali, il siparietto di Belle e Gaston, Mago Merlino e Maga Magò, l'isola che non c'è, l'arpa di Megara, Tata Mary, Biancaneve e le Maciare fan così. Inoltre, in piazza 20 settembre, i Fiaba Special, ma non solo, l'intero borgo è animato dalle attrazioni permanenti visitabili in ogni periodo dell'anno, come il percorso multimediale e sensoriale delle cinque fiabe, il museo multimediale C'era una volta, il soffione dei desideri, il viale delle principesse, la biblioteca delle fiabe e il parco Rapone Avventura. L'evento è vincitore del progetto del Bando Borghi, classificatosi tra i 5 migliori progetti in Italia, finanziato dall'Unione Europea. Le maciare ballano nel borgo di Rapone, insieme ai bambini prepara la pozione. Il malocchio lavano, il mal d'amore curano, brucia fuoco notte e dì, le maciare fan così. Passiamo allo sport con il calcio di Serie C, prima vittoria e qualificazione al secondo turno di Coppa Italia per il Potenza. L'allievo De Giorgio batte il maestro Raffaele grazie a un gol di Caturano che fa pace con il Viviani. I dettagli nel servizio di Luigi Santopietro. È la prima partita che conta, il primo test vero dopo 3 settimane di preparazione e il primo confronto tra l'allievo e il maestro. È solo calcio d'agosto, vero, ma l'attesa per la partita di Coppa Italia tra Potenza e Cerignola è già ricca di contenuti, di entusiasmo, di voglia di calcio. Quasi 2000 persone al Viviani per vedere all'opera la squadra di De Giorgio, che sceglie la formazione migliore, 4-3-3 con Sbraga fuori e il tridente delle meraviglie di Grazia Caturano Dauria. Raffaele invece deve rinunciare a cupone squalificato. Il Potenza sbaglia tanto in avvio e il Cerignola si rende subito pericoloso con Gagliano che si invola a destra e Cucchietti che anticipa Vono. I padroni di casa rispondono col taglio centrale di Burgio, scarico a sinistra per Dauria che controlla, prende la mira e va al tiro che si stampa sul palo. Quando il Potenza esce dalla prima pressione del Cerignola è letale. Felipe organizza, Dauria rifinisce, Caturano la chiude così. Il primo gol della stagione del Potenza fa ammattire i tifosi. 30° gol con la maglia dei Leoni per il capitano che fa pace con il Viviani. Il Cerignola ha voglia e ancora annebbiate da una condizione fisica non ottimale. La squadra di De Giorgio viaggia a memoria con linee di passaggio pulite ed efficaci. Di Grazia si scalda e dopo uno scambio con Caturano fa venire i brividi alla squadra ofantina. Il pallone termina a lato. Di Grazia scatenato porta a spasso Gonnelli, arriva sul fondo. Assist perfetto per Caturano che da due passi non trova la porta. Saracco si ritrova la sfera tra le mani. L'ultimo brivido del primo tempo è sull'asse Sainz Mazzacoccia con l'ex che non trova lo specchio. Nel secondo tempo la squadra più pericolosa è sempre il Potenza, Dauria infila Gonnelli e apre il piattone, troppo debole per impensierire Saracco. Il Cerignola inizia a mettere pressione ma i rossoblu ci provano da calcio d'angolo con l'inserimento di Castodani senza conseguenze. Il finale è tutto degli ospiti, la svirgolata di Verrengia lancia Vono nello spazio, Cucchietti chiude lo spazio e salva il Potenza, che occasione per il Cerignola! Bella iniziativa dei pugliesi con l'imbucata di Paolucci per Yallov, stoppato dall'uscita di un Cucchietti sempre sul pezzo. L'occasione migliore per l'11 di Raffaele arriva da corner, stacco imperioso di Gonnelli che scheggia la parte alta della traversa. Ultimi assalti del Cerignola, ma il Potenza porta a casa la prima vittoria della stagione e la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia, domenica prossima in casa della vincente della sfida Benevento-Taranto. E questa sera tocca al Picerno che al Curcio sfida il Sorrento per il primo turno di Coppa Italia. Picerno che dovrà rinunciare a Gallo, passato a Crotone. I dettagli nel prossimo servizio. Superato lo shock per la partenza di uno dei perni del centrocampo degli ultimi due campionati, Andrea Gallo, il Picerno si tuffa nell'adrenalina delle partite ufficiali con il primo appuntamento della nuova stagione. Questa sera alle 21 i rossoblu sfidano il Sorrento nel primo turno di Coppa Italia, partita particolarmente attesa perché c'è curiosità per il primo Picerno di Mister Tomei, che raccoglie il testimone di Longo quest'anno sulla panchina del Crotone. I test svolti durante il ritiro estivo hanno dato indicazioni importanti al tecnico rossoblu, ma questa sera si fa sul serio. Sicuramente Andrea era un giocatore importante, siamo contenti che è andato a migliorare, come tutti i ragazzi che
qua fanno bene, giustamente, e hanno la possibilità, devono andare a migliorare. Però detto questo, abbiamo sostituti importanti, abbiamo giocatori importanti in tutti i ruoli, quindi alla fine secondo me siamo attrezzati per sopperire a questo. Beh, sicuramente iniziare bene fa sempre bene, come si suol dire, vincere aiuta a vincere, quindi tutti ci auguriamo di passare il turno, ma più che altro io mi auguro personalmente che i ragazzi riescano a fare una buona prestazione. Mi aspetto di vedere sicuramente almeno un approccio adeguato e soprattutto iniziare a vedere, diciamo, le cose che abbiamo provato durante questo periodo. Essendo una gara ufficiale, oggettivamente ci sarà la possibilità anche di testare i ragazzi in modo un po' più approfondito. Ecco. Per l'11 iniziale, oltre alla partenza di Gallo, il Piceno dovrà rinunciare allo squalificato Jacopo Murano per l'attacco chance dal primo minuto per il potentino Sant'Arcangelo. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG delle 20. Grazie per essere stati con noi, buona domenica, arrivederci.